Cari amici di Total Photoshop, bentornati. Rieccoci all'appuntamento settimanale con il nostro caro PHP. Nell'ultima lezione abbiamo visto il ciclo while e abbiamo fatto un bel riassunto degli operatori che abbiamo visto fino ad ora. Riprendiamo da dove ci siamo fermati la scorsa lezione, appunto il ciclo while. Come funziona? Abbiamo visto che è semplicissimo. Fino a quando la condizione rimarrà vera, il ciclo continuerà ad essere ripetuto. Quando la condizione diventerà falsa, il ciclo si concluderà. Esiste un altro ciclo molto simile a il while, il do while. Vediamo la sua struttura e come funziona. Do, aperta la graffa, istruzioni da eseguire, chiusa graffa, while, la condizione, punto e virgola. Cosa cambia il ciclo while? Oltre alla sintassi, il ciclo do while esegue il ciclo almeno una volta. Apriamo il nostro browser e avviamo l'esempio della scorsa lezione. Inseriamo nel campo numero ingressi 10. Diamo l'invio e vediamo che la condizione che avevamo inserito in buttafuori.php, ossia parentesi tonda dollar numero maggiore uguale 1 chiusa tonda, non è vera, quindi il nostro programma non ci fa nemmeno entrare nel ciclo ed infatti a video viene visualizzato un bel post esauriti. Ora andiamo a sostituire il ciclo while con il ciclo do while. Vado a, con un bel ctrl x command x taglio, inserisco il mio while qua, un bel punto e virgola, e vado a sostituire il while col do. Command S o Ctrl S, scusate, un PC. Torniamo nel nostro browser, torniamo indietro, un bel Ctrl F5 e Command F5 per aggiornare. Reinseriamo nuovamente lo 0 e diamo l'invio. Bene, vediamo che in effetti viene inizialmente eseguita l'istruzione. Possono accedere ancora 0 clienti. Poi viene controllata la condizione e visto che è falsa, 0 è minore di, non è maggiore né uguale a 1, quindi la condizione è falsa e si esce dal ciclo e stampa appunto post esauriti. Ora che abbiamo visto la differenza tra il ciclo while e do while, pensavate di riposarvi un po', e invece no. Proseguiamo con un nuovo ciclo, azzarderei a definirlo il ciclo più famoso ed utilizzato dai programmatori di tutto il mondo, ossia il ciclo for. Questa è la sua sintassi. For, aperta la tonda, espressione 1, punto e virgola, espressione 2, punto e virgola, espressione 3, chiusa la tonda, aperta parentesi graph, istruzioni da eseguire, punto e virgola, chiusa la parentesi graph. Come vedete è un po' più complicato sia del ciclo for, while che il do while, ma non vi preoccupate. È dove per espressione 1 viene indicato il valore iniziale del contatore del ciclo, per esempio la nostra variabile a uguale a 1. Espressione 2 invece rappresenta la condizione che mi indica se e quando deve essere ripetuto il ciclo, per esempio a minore uguale 5. Infine, l'espressione 3 descrive l'operazione che viene eseguita ad ogni esecuzione del ciclo, per esempio la nostra variabile a più più. Il blocco di codice tra parentesi graffe continuerà ad essere eseguito finché il risultato dell'espressione è vero. Vediamo questo piccolo esempio. Abbiamo assegnato il valore 1 alla variabile a, mentre l'espressione a minore uguale 5 controlla che il valore della variabile sia minore o uguale appunto a 5 e dollaro a più più incrementa il valore di 1. Il ciclo verrà ripetuto eseguendo nuovamente il codice racchiuso tra le parentesi graffe fino a quando il valore della variabile dollaro a è minore o uguale a 5. Se avessimo eseguito questo script, il risultato a video sarebbe stato il seguente. Semplicissimo, abbiamo fatto un eco con dollaro a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ora andiamo a creare uno piccolo script utilizzando il nostro ciclo for.
Quello che creeremo oggi sarà una tabella simile a questa. Bella forza, direte. E che ci vuole? Basta aprire il mio bel Dreamweaver e crearsela. Altrimenti basta crearsela con del semplice codice HTML. Voi avete perfettamente ragione. Noi oggi invece la creeremo utilizzando il nostro bel ciclo for in PHP. Come? Lo andremo a vedere subito. Oggi tra l'altro vedremo come integrare uno script PHP direttamente all'interno del nostro codice HTML. Andiamo su Dreamweaver. Il team di Total Photoshop ha organizzato una maratona. Per iscriversi basta compilare un form nella pagina del sito. Per prima cosa andiamo a crearci il nostro file index.php dove inseriremo il nostro classico form nel quale inseriremo i dati. Io me lo sono già creato, ho già chiamato index.php, è il classico form che abbiamo usato nelle altre lezioni. Ho inserito il nome dell'etichetta Maratona Total Photoshop, un piccolo messaggio di benvenuto, ciao Mittico, se vuoi iscriverti alla maratona inserisci il tuo nome e i chilometri che vuoi percorrere, un campo testo chiamato nome, al quale gli ho assegnato un'etichetta come ti chiami, un altro campo testo chiamato chilometri con un'etichetta quanti chilometri vuoi percorrere, il classico pulsante di invio e nel campo action ho inserito la pagina alla quale invieremo i dati gara.php. Andiamo proprio a creare il file gara.php. File nuovo, file PHP, altrimenti un bel Ctrl N, eccolo qua. Mi seleziono il file PHP. Solitamente cosa facciamo? Noi prendiamo e cancelliamo tutto. Questa volta invece lo teniamo. Andiamo a inserire come titolo gara. Entriamo nel body ed andiamo a crearci una tabella due righe per due colonne. Come? Ecco qua, tabella due righe per due colonne. Ok, visualizziamo. Benissimo. Allarghiamola un po'. Eccoci qua. Allora, inseriamo giri nella prima colonna della prima riga e chilometri percorsi nella seconda colonna della prima riga. Corsi. Benissimo, facciamo una bella cosa. Mettiamo in grassetto, Ctrl B. Ecco qua. Ora selezioniamo le due colonne della seconda riga e con Ctrl Alt e il tasto M uniamo le due celle. Ctrl Alt ed M, uniamo le due celle. Benissimo. Ora andiamo in visualizzazione codice ed andiamo a creare il nostro script PHP. Quindi apriamo il nostro tag, punto di domanda PHP e chiudiamolo immediatamente, così non ci pensiamo più. Come ormai sappiamo fare anche ad occhi chiusi, creiamo una variabile $nome alla quale assegniamo la variabile $post che richiamerà la variabile nome che abbiamo inserito nella nostra pagina index.php. quindi un bel commento, creiamo le variabili, bene, quindi $nome uguale $post, ecco il post nome, chiudiamo tutto, punto e virgola. Stesso modo ci creiamo una variabile chiamandola chilometri, mi copio quella che mi sono creato, chilometro, e KM anche qua. Benissimo, a questo punto inseriamo il ciclo for che ci permetterà di visualizzare i chilometri percorsi all'interno di una tabella. Inseriamo un bel commento, ciclo for, andiamo a capo, for, aperta la parentesi tonda. Inseriamo una prima espressione nella quale indicheremo il valore iniziale del contatore del ciclo, quindi una variabile $A alla quale assegniamo un valore 0.
e punto e virgola per chiudere la prima espressione, che nel nostro caso lo zero è il chilometro di partenza. A questo punto creiamo una seconda espressione nella quale indicheremo la condizione del ciclo. Nel nostro caso inseriamo la variabile $A che dovrà essere minore o uguale alla variabile chilometro che ci viene passata alla pagina index.php, quindi $km punto e virgola per chiudere la nostra seconda espressione. Infine, come terza espressione inseriremo l'operazione che verrà eseguita ad ogni esecuzione del ciclo, nel nostro caso la variabile $A++ che ci permetterà di incrementare il valore di 1 ogni volta che il ciclo verrà ripetuto. Quindi ogni giro che faremo la nostra variabile verrà giustamente incrementata di 1. Chiudiamo la parentesi. Ora parentesi tonda e apriamo la parentesi graffa. Dobbiamo inserire le istruzioni del nostro ciclo. Vado a crearmi delle nuove celle. Nella prima riga inserisco due colonne, quindi eco tr, chiudo, ok, e punto e virgola perché chiudiamo l'istruzione, la copio direttamente e la porto. Benissimo, poi inserisco nella prima colonna, andrò a inserire il valore della variabile $A, quindi eco td, chiudo, così non ci penso più, quindi $A, chiuso, chiudo le virgolette e il punto e virgola. Nella seconda invece inserirò un commento un po' più lungo, vado a copiarmi questo, ok, inserirò complimenti, $nome, hai percorso, tengo il $A, chilometri. Benissimo, chiudiamo la prima riga, inseriamo una seconda riga, faccio un bel, allora qua devo ricordarmi di chiuderlo, ecco, quindi vado a copiarmi questo, lo chiudiamo direttamente. Nel mezzo mi copio, anzi faccio, ok, copio ancora questo, nel mezzo mi copio questa riga, vado a sostituire i doppi apici con l'apice semplice e volendo posso anche andarmi a inserire un bg color per dare un colore alla mia cella, bg color, gli assegniamo un bel 99 cccc. Ok, a questo punto cosa facciamo? Chiudiamo il ciclo, eccolo qua, e vado a inserire altre due righe con dei messaggi. Allora mi vado a copiare questo qua che va benissimo, faccio un bel CTRL V, vado a modificare solamente il messaggio qui. Allora inserisco qua la gara è terminata. Bene, nella seconda riga invece inserisco $nome, virgola, è meglio che cambi sport. Allora, questa ultima parte di script verrà visualizzato quando la condizione $A minore uguale $km diventerà falsa. A questo punto voi potete abbellire come volete questa tabella a vostro piacimento, potete cambiare il colore dello sfondo, il tipo di carattere, eccetera eccetera. Ora andiamo a salvare il tutto, facciamo un po' d'ordine,
Ctrl S, vado a nominare il mio file gara.php, la cartella va bene è il for, e salviamo. Vado nel browser, cartella, ho detto for, ecco il mio form. Come ti chiami? Ciao Mitico, se vuoi scrivere tra maratone inserisci il tuo nome, messaggio del benvenuto. Come ti chiami? Inserisco Emiliano. Quanti chilometri vuoi percorrere? Metto 3, no, non troppo perché sono molto pigro. Do l'invio. Benissimo, a parte graficamente che si può migliorare, però vediamo che il nostro ciclo funziona. Io ho inserito 3, quindi hai percorso 0 km, 1 km, 2 km, al terzo chilometro il ciclo si chiude e mi dà il messaggio: la gara è terminata, Emiliano, è meglio che cambi sport. Direi che siamo stati proprio bravi, a parte che ho corso solo per 3 km, ma è quello che il mio corpo mi consente. Vabbè. Ricapitolando, oggi abbiamo visto, oltre al ciclo do while, il ciclo for, ed in più abbiamo integrato il nostro codice PHP con del codice HTML. Ora, io vi saluto, voi divertitevi, come dice il mitico Max, a smandruzzare con PHP. Noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!